quando si affronta una tragedia greca, in genere si cerca, e non ingannino questi vestiti, in questo caso, nel nostro, si cerca di far vedere quanto è vicina a noi. Era di moda, è ancora di moda, quando si affronta una tragedia greca, far vedere appunto come attuale. Questo invece, e questo è sempre stato, credo, il modo di Ronconi di approcciarsi, è far vedere invece quanto è lontana, perché la tragedia greca non è affatto vicina a noi. Il problema della tragedia greca, in un certo senso, è la lingua. Cioè una lingua che ha 2500 anni, è una specie di nave, immaginiamola come una nave che parte dalla Grecia 2500 anni fa, viaggia verso di noi, si incrosta di tutto ciò che raccoglie, no? Parole nuove, vita nuova, e arriva da noi con una chiglia che ha attaccato uno spessore, no, di conchiglie di un metro. Medea è una divinità che probabilmente deve compiere un sacrificio per riscattarsi verso gli dèi, perché ha commesso qualcosa che non doveva commettere. Per esempio, non dimentichiamo che Medea entra in scena con le mani grondanti di sangue, ha ammazzato niente meno che il fratello, ha fatto uccidere un sacco di gente, il Pelia attraverso le figlie di Pelia, e soprattutto ha anche ucciso il drago che custodiva il vello d'oro. In un certo senso la gelosia verso Giasone è un po' un aspetto di secondo grado. Certo che viene portato in primo grado come menzogna, perché di fatto lei è una persona che entra in scena mentendo. Lei usa la femminilità come una maschera, perché ha bisogno del consenso delle donne di Corinto. Il coro, nella Medea il coro è fatto di donne di Corinto, quindi deve portarsi dalla sua parte le donne di Corinto. Ci sono dei punti in cui lei, quando vuole uccidere i figli, caparbiamente, poi si ritrae e soffre e piange, dice no, non lo devo fare, no. Poi ma come accolgo nella mia mente idee di mitezza, no, li ammazzo, poi, no, non li ammazzo. Strano, perché per la prima volta Euripide mette in scena una divinità che prova il dolore dell'uomo, fa patire a questa divinità gli stessi dolori di una donna vera. Ecco perché credo lei ha continuamente queste oscillazioni tra li uccido o non li uccido, no? Che per una divinità che ha uno scopo preciso non dovrebbero esserci. E non si riuscirà mai ad andare a esaurire completamente nelle tragedie greche i significati riportabili a noi.